Don Pietro, la tua creatività, quando poi a Nairobi negli slums si scontra con la occidentalizzazione, tu che cosa dici ai ragazzi, alle ragazze, agli artisti che incontri? Beh, diciamo che loro la creatività ce l'hanno innata. Si tratta adesso di aiutarli a entrare in questa nuova logica, cioè di come ritrovare la loro identità. E questo è diciamo, l'aspetto più importante, secondo me, della loro creatività. Come rientrare in possesso di ciò che è stato ricoperto, diciamo, dalla cenere di questi anni del colonialismo, eccetera. E su questo naturalmente si deve impostare un po' il lavoro, l'attenzione, la pazienza e tutto il resto. Anche perché molte volte le premesse non sono così positive, cioè nel senso che anche un turista, occidentale che viene in Kenya, eccetera, molte volte vuole avere un prodotto che sia non di scontro con la sua cultura occidentale, ma nella stessa linea. Quindi va educato anche in questo senso il turista di dire valuta quella che è la creatività del locale, altrimenti si diventa un turista chiuso, diciamo, che non si apre alla cultura alternativa. Don Pietro, ma qual è la tua arte? Visto che tu sei un prete tra gli artisti, un prete fidei donum della prelatura di Pompei, l'arte che più ti piace e nella quale poi tu ti lanci ogni tanto, di quelle che poi incontri lì? Beh, sono cinque, diciamo, i No, gruppi la tua che vogliamo personale, la tua portare personale, Don avanti. Pietro. La mia personale è più che altro tra l'architettura e il teatro, perché sono delle cose dove l'umanità emerge in maniera particolare. E tu ti districhi in E qualcuna di difatti queste? stiamo lì facendo, Prego, prego. sì, ti dicevo, sta partendo proprio in questi giorni una nuova chiesa per Corococcio che è stata studiata anche con le gente, eccetera. Poi se avremo tempo e luogo potremo anche eventualmente parlare di questo, cioè come la gente partecipa insieme agli architetti naturalmente a crearsi questa chiesa che dica qualcosa a loro. Il Sicuramente, teatro sicuramente, poi Don diciamo che Pietro, l'africano. organizzati insieme con Padre Paco e Padre John, che salutiamo lì Sì, nella comunità Lion senz'altro. People, Sì. mandateci delle immagini e quindi Tante ne saluti riparleremo. da.